E anche quest'anno arriva la colomba! Salve, sono Troy McClure e oggi siamo qui per presentarvi una colomba! Una colomba veramente, non di quelle là, di quelle che si trovano a Venezia. Ciao a tutti e benvenuti nella nostra cucina virtuale. Bene, bene, brava, bravissima. Ciao a tutti e benvenuti nella nostra cucina virtuale. Oggi siamo qua per presentarvi una colomba. Una colomba che non arriva sola sugli schermi dei nostri PC, ma arriva in compagnia di una nostra amica. Infatti questo è un video in collaborazione con la simpaticissima Annalisa del canale Bene. Casa Superstar. Lei che farà? L'aquila palermitana? No, non farà l'aquila palermitana. Non faremo l'agnellino perché noi l'agnellino ce l'abbiamo qua, il nostro agnellino. Ma Annalisa del canale Casa Superstar, il link lo trovate qua sotto nell'info box, la sua ricetta lì dove c'è la i col pallino tra le schede informative, lei farà un pupu cullova. Benissimo. Cos'è un pupu cullova? Non lo conosco. Lo conosco io. Noi a Catania lo chiamiamo acedu cullova o collurine, cuddure, anzi cuddurine, cuddure, anzi cuddure, e vi mettiamo la nostra versione sempre lì dove c'è la i col pallino, perché anche noi abbiamo fatto l'anno scorso, due anni fa, questa ricetta. Sì, sì. Bene. Poi, dopo questo video, andate a vedere la versione palermitana, mentre in questo video troverete una colomba, ma una colomba speciale, una colomba 100% integrale, perché anche gli amici che hanno detto addio alla farina 00 hanno il diritto di mangiare una colomba. Giusto, e quindi basta cenciare, quindi andiamo a preparare questa super colomba integrale. Buonissima. Ed eccoci pronti per preparare la nostra colomba integrale. Oggi un grande, grande, grande esperimento. Cerchiamo di preparare una colomba totalmente integrale, sia in zuccheri che in farina. E allora, innanzitutto vi servirà uno stampo useggetta da colomba. Io vi annuncio che ce l'ho da 750 grammi, a voi invece servirà da 500 grammi. E quindi la mia risulterà colomba già di sé un po' più bassa perché occuperà più spazio e larghezza. Con le quantità che vi dirò durante la ricetta e che troverete scritte nel box informazione, verrà fuori una colomba da 500 grammi. Quindi, se ne volete fare due o tre, raddoppiate o triplicate. E allora, cominciamo con gli ingredienti. 180 grammi circa di farina. Io forse ne ho usato un po' di più, ma io vi dirò poi i singoli ingredienti divisi per quantitativo per ogni fase di lavoro. Quindi, innanzitutto, farina integrale. Questa di San Giuseppe, macinata a pietra, è fantastica. Circa 110 grammi d'acqua, 100-110 grammi di burro, 60 grammi di zucchero di canna più altri 70 grammi per la glassa di fine di decorazione. Una busta di zucchero a velo, io ce l'ho qui di canna, l'ho usata tutta si può dire. Una confezione di zuccherini da decorazione, io la farò al cioccolato, quindi 100 grammi di gocce di cioccolato. La scorza grattugiata di un'arancia bio, un cucchiaino di essenza di vaniglia o il contenuto di una bacca di vaniglia, 10 grammi di miele, 7 grammi di lievito secco, 4 grammi di sale. Ed eccoci pronti alla prima fase della lavorazione della colomba integrale. Bravo Enzino, mi aiuterà lui per questo video? No. No? Non mi aiuterai tu? Scherzo. Ok, allora ci hai fatto tutti prendere un colpo. Per questa prima fase occorrono una bustina di lievito di birra secco, io uso questo della Lidl che è ottimo, poi 20 grammi, vado in grammi, di acqua, 20 grammi di farina integrale, questa è una colomba integrale totalmente, e 7-8 grammi di zucchero di canna. Come prima cosa Enzino verserà all'interno di questo colino la farina. Anche questo voglio vedere. Dopo versalo qui. Oh, bravissimo. E lo setaccia. Ok, setacciamo. Questo poco poco di cruschello che rimane nel setaccio lo metto via, quindi sarà poco meno alla fine di 20 grammi. Aggiungiamo il lievito. Oh, piano, 7 grammi, per chi non avesse la bustina ma lo avesse. Poi un'altra marca. 8 grammi di zucchero di canna, versa. Ode. Ho tutto io questa colomba. Va bene. E adesso l'acqua, che sono altri 20 grammi, versa. Ma mi stai facendo fare questa colomba a me? Grazie mamma, è da tanto che non me la facevi fare.
Ok, adesso tocca alla mamma, va bene? Perché alla mamma tocca fare la parte in cui ci si sporca. Ma poi, cioè, ma poi dopo a me? Certo, noi impastiamo bene bene gli ingredienti. Lo facciamo prima con un cucchiaio. Preparato questa fase che va prima del primo impasto, questo è il lievito di quello che darà spinta a quello che noi chiameremo poi primo impasto, mettiamolo a riposare per un'oretta con pellicola ad una temperatura che non sia troppo rigida, quindi sui 26-27 gradi, di solito è la temperatura che c'è nelle nostre casette. Fermo Enzino, giusto? Giusto. Il suo volume dovrebbe crescere un pochino. Allora, un'oretta e mezzo, ci vediamo tra un po'. Ok, a questo punto viene in nostro soccorso la nostra grande Amanda. Il nostro preimpasto, quello chiamiamolo lievitino, diciamo così, eccolo qua, è raddoppiato, forse anche triplicato, quindi ben bene, siamo pronti. Versiamo nella planetaria 10 grammi, vado in grammi, di acqua e 30 grammi di farina integrale che setaccerò. Quindi versiamo il nostro lievitino. Allora, una precisazione ragazzi, la farina integrale, io vi sto dando le quantità, guardate che bella alveolizzazione che ha, però la farina integrale è un organismo molto più vivo della farina 00 e ha dei gradi di assorbimento dell'acqua differenti da farina a farina. Primo, perché non tutte le farine integrali sono realmente integrali, secondo perché alcune sono macinate a pietra e altre no, insomma. Quindi voi, più che sulle quantità, regolatevi ad occhio da quello che mi esce dalla planetaria ad ogni fase di preparazione. Gancio incastrato, tiriamo giù Amanda e vediamo se riesce a prendere un po' di roba. E adesso inserisco 14 grammi di burro che metto così a tocchetti. Quindi lievitino, 30 grammi di farina integrale, 15 grammi di acqua circa, ma anche 20 a seconda della farina, deve venire questo panetto bello chiuso. Poi 12-14 grammi di zucchero e 15 grammi di burro. Adesso aumento la velocità e faccio impastare ben bene 5 minuti. Secondo impasto pronto, lasciamolo riposare con pellicola a una temperatura di 25-26 gradi per un'oretta circa. Ci vediamo quando lui avrà aumentato il suo volume. Lo lascio qui nella boule della planetaria. Ok, l'impasto ha lievitato per un'ora, siamo pronti a proseguire. Prendiamo 45 grammi di farina integrale e piano piano, setacciandola, uniamola al composto. Fate passare quanto più possibile, quello che proprio non passa dalle maglie del colino togliamolo. In questo momento non aggiungo nient'altro, metto soltanto l'acqua, 70 grammi di acqua. Ok, 70 di acqua dentro, riprendiamo a fare andare l'impasto. Da prima a bassa velocità, poi aumentando la velocità. Aggiungo adesso 25 grammi di zucchero dentro e faccio ripartire la macchina. Mentre la macchina va, separo un tuorlo dall'albume che non butto ma conservo perché mi servirà dopo per la glassa, e inserisco dentro il tuorlo. Punto, prima di inserire altro grasso e proteine come il burro, inserisco un altro po' di farina, altri 40 grammi, e faccio incorporare ben bene anche quest'altra farina, partendo sempre alle basse velocità. E adesso incorporo anche 15 grammi di burro e faccio andare. Per rendere
renderci conto se l'impasto ha incordato, basterà spostarlo dal gancio. Se lo lascia pulito, vedete, scende via senza lasciare troppi residui, quindi sì, stessa cosa per la boule. Se staccandolo con la paletta lascia le pareti abbastanza pulite, così, e allora vuol dire che va bene. Trasferisco il mio morbido ma elasticissimo impasto all'interno di una ciotola e lo faccio riposare per almeno un'ora e mezza, proprio bello elastico, lo vedete quando lo staccate dalla planetaria che fa boing, panetto unico, vedete, si riconsolida tutto assieme. Copriamolo con la pellicola e lasciamolo riposare per un'ora e mezza a una temperatura tiepida, quindi sempre non al freddo, se avete cucine fredde mettetelo magari vicino ai fuochi, non sopra i fuochi, intorno ai 26-27 gradi al solito. Ed eccoci pronti per il nostro terzo impasto. Ecco il nostro secondo impasto, quanto ha lievitato, tantissimo, e sono felicissima di tutto ciò, perché non si sa mai, ragazzi, con queste ricette della colomba. Adesso mettiamo 85 grammi di farina, sempre integrale e sempre setacciata, e li mettiamo in planetaria. Quindi aggiungiamo, wow, guardate che alveolizzazione meravigliosa, ho staccato un po', guardate che bello, meraviglia, sono contenta quando succedono queste cose. E metto il mio secondo impasto all'interno del bowl della planetaria. Ovviamente lui si sgonfierà, non prendetemi di dispiacere, è la dura legge delle lievitazioni multiple, vedere gonfiare e sgonfiare il vostro impasto. E adesso intanto impasto la farina con il mio lievito e li faccio ben bene incorporare. La farina con il mio secondo impasto. Ok, la farina è stata tutta incorporata, ora ad uno a uno dobbiamo far incorporare tutti gli ingredienti. Adesso è il turno di 30 grammi di zucchero di canna e rifacciamo lo stesso iter. Buttiamo dentro il gancio, la prima a bassa velocità, diamo un paio di giri a bassa velocità e poi aumentiamo. Adesso è il turno di 10 grammi di miele. Questa è una colomba che consigli a chi? A tutti, perché è buonissima. A chi ha deciso di non mangiare più farina bianca. Adesso mettiamo 4 grammi di sale. Adesso metto le essenze, quindi il cucchiaino di essenza di vaniglia. Brava. La buccia di un'arancia non trattata, ovviamente. Mi raccomando, quindi non trattata e che sia trattata bene, giusto? Giusto. E andiamo. Adesso prendiamo un altro vetto bio. Prendiamo anche qui soltanto il tuorlo, come abbiamo fatto prima. Non buttate l'albume perché ci servirà poi per la glassa. Facciamo amalgamare il bene. Ok, appena l'uovo è tutto amalgamato, 25 grammi di burro a fiocchetti. Continuiamo. In 50 grammi di burro metto 20-25 grammi di zucchero a velo di canna. E piano piano monto il burro con lo zucchero come fruste elettriche. Impazzito. Ok, spumoso e leggero, incorporiamo la crema di burro all'interno della planetaria. Spara! Regaliamo così morbidezza e sofficità alla nostra colomba, e quel burrosi, quella morbidezza, ecco, tipica della colomba. Anche perché qui c'è bisogno di un maggiore aiuto, essendo un impasto integrale. E facciamo andare. Facciamo incorporare tutto perfettamente. A questo punto il nostro impasto è tutto ben preso, era ben incordato, quindi sapete cosa facciamo? Versiamo dentro 100 grammi di gocce di cioccolato. Se preferite potete usare i canditi, o se preferite ulteriormente potete usare quello che vi pare, nel senso che l'uvetta, insomma quello che ci volete mettere, anche niente volendo. Anche il dado, potete versare ora il dado, è il momento del dado. Avevo le scagliette, non le goccine, ragazzi, me ne sono accorta adesso. Voilà.
fa niente, noi la facciamo con le scagliette di cioccolato. Ma poi fatelo con le goccine. E diamo una rimestata velocissima. Scagliette nell'impasto, tiriamo via il tutto e metto tutto all'interno di una ciotola. Copriamo con pellicola trasparente e aspettiamo un'oretta prima di rimanipolarla nuovamente. Fa anche rima. Ci vediamo dopo. Ok, eccoci pronti per mettere il nostro impasto all'interno del nostro stampo. Rendiamoci conto, Enzo, cosa ha fatto. Mi ha distrutto. Ragazzi, vi giuro, in un attimo mi sono girata ed era perfetto, mi sono rigirata ed era distrutto, ci stava saltando sopra. Ma mi spiegate perché? Va bene, lui non me l'ha saputo spiegare, troveremo delle motivazioni valide. Comunque, spolverizziamo un pochino di farina sul piano da lavoro. Dividiamo l'impasto in due parti uguali e scaravoltiamolo sul piano da lavoro. Mi sporco le mani di farina e riempio lo stampo. Uno, metto un po' di farina, stendo, faccio un bel salamino, ok, e metto anche dentro al mio stampo. Adesso per 4-5 orette deve totalmente lievitare in forno con la luce del forno attaccata. Ci vediamo a lievitazione avvenuta. Incrociamo le dita, speriamo che avvenga. Ultima fase della lavorazione, dobbiamo preparare la glassa. Allora, in questo caso mettiamo 40 g di mandorle in un mixer. Giusto. E tritiamole finemente, anzi mettiamo mandorle e zucchero nel mixer e tritiamole finemente. 40 g di mandorle e 70 di zucchero. Ragazzi, io lo uso di canna, ma voi potete anche usare lo zucchero bianco. Ok, dopo aver ridotto tutto in polvere, così versiamo questo contenuto all'interno di un bicchiere sfondante. Avevo l'albume che ho conservato ieri, erano due albumi, intanto ne inserisco uno e mezzo. Ecco. E monto con le fruste elettriche il composto di mandorle e albume. La nostra glassa pronta, ora manca solo la nostra colomba. Guardate quanto è cresciuta. Voi dovete pensare che questa quantità che vi ho dato è la quantità per una colomba da mezzo chilo. Il mio stampo invece è da 750 grammi, quindi ho usato uno stampo più grande rispetto alla quantità di colomba che avevo, eppure lei è lievitato tanto da riempirla tutta e salire anche di un 3 centimetri. Quindi se farete i bravi, se seguirete i passaggi uguali la colomba vi dovrebbe risultare. Cominciate a preriscaldare il forno statico a 170 gradi. Allora, come ho fatto lievitare così tanto la mia colomba? L'ho messa in forno con una bacinella, con una ciotolina di acqua calda. Questo ha aiutato la farina integrale a venir su. In più vi ho detto di metterla 5 ore. Dopo 5 ore aveva lievitato un pochino, però siccome era tardi io l'ho tenuta in lievitazione tutta la notte, così lei piano piano buona ha lievitato. Adesso spalmo la glassa mantenendomi un po' distante dai bordi e copriamo le scaglie circa un centimetro. Non si possono vedere le scaglie. Guardate che mi è venuta bella la glassa. La glassa piace, quindi io un pochino abbondo, però non voglio esagerare perché non voglio schiacciare la colomba sotto il peso della glassa. Va bene, dai, ok, così. Quindi aggiungo qualche altra mandorla per decorazione. Mettiamo gli zuccherini. Zuccherini deliziosi. Mettiamo lo zucchero a velo in forno a 170 gradi
per 40-50 minuti. Fate la prova a stecchino, potrebbe essere un po' di più come potrebbe essere un po' di meno, dipende dal vostro forno. In forno statico, preriscaldato, vado a metterla. Sì, eccomi, arrivo, eccola qua, guardate che carina. Ora io la devo subito girare, la devo scaravoltare, se no mi si affloscia. Per non farla sembrare poco lievitata, perché in realtà non è poco lievitata, ma semplicemente aveva lo stampo più grande, come averla messa in un vestito oversize, ho abbassato così a forbici il mio stampo. E la colomba è bella da regalare ai nostri amici che non mangiano farina raffinata. Finalmente un dolce pasquale che contenga la bontà della tradizione e la salute che uno vuole avere per sé. Ora vi lascio alle foto e noi ci vediamo dopo. Bene, avete visto com'è semplice preparare questa super colomba? Se volete fare la versione se volete fare la versione più piccola, quindi la colombrina, comprate comprate. Voi non sapete cos'è la colombrina. Comprate gli stampi più piccoli. In dialetto da noi la colombrina è una persona, una ragazzuola dai facili costumi. Brava, brava. Non è così, come sono io, no. Colombrina. No, colombrina. Ragazzi, troppo caos. Riprendiamo le fila del discorso. La nostra colomba integrale è buona. La mia è venuta un pochettino bassa perché l'ho fatta su uno stampo più grande per il suo peso, ma non importa, è venuta buona lo stesso. Purtroppo non abbiamo voluto fare le foto da tagliata perché l'abbiamo portata a una scampagnata e l'ospite, la padrona di casa, l'ha tagliata tutta, e quando siamo arrivati noi, perché eravamo a fare una passeggiata, l'avevano già decimata. Era uno scempio, una vergogna, quel piatto, una vergogna. E quindi l'abbiamo assaggiata, abbiamo visto com'era dentro, però non era il caso di fotografarla perché proprio era devastata. Però possiamo garantire che il risultato è veramente ottimo. L'unica cosa, l'unica avvertenza da seguire, e ve lo dico sinceramente, è di fare il preparato per due porzioni, quindi duplicate gli ingredienti che vi ho dato, perché l'incordatura della macchina viene meglio con maggiori ingredienti, cioè non tutte le planetarie riescono a prendere quel poco impasto che vi ho dato. Quindi per una migliore riuscita e una migliore incordatura dell'impasto vi conviene dare più sostanza alla macchina. A mano si può fare? Sì, ci vuole molto molto olio di gomito, veramente veramente tanto, perché ci sono dei passaggi in cui dovrete io non vi ho dato tempi nella planetaria, perché ogni planetaria ha dei tempi suoi. Dovete staccare la macchina quando vedrete ben incordato ad ogni passaggio l'impasto, che significa quando si staccherà dal gancio rilasciandolo pulito pulito. Se questo non avviene, non è pronto l'impasto, quindi ci sono fasi in cui la mia colombina ha lavorato anche 10 minuti alla massima velocità, infatti, e quindi dovete stare molto attenti, perché sennò vi viene un mappazzone, ragazzi. È un mappazzone. Invece se volete che lieviti, che sviluppi anche un'alveolatura interna, perché la riesce a sviluppare, dovete incordare bene la pasta. No, far esplodere il forno meglio di no. Sì. Vi devo dire una cosa per correttezza. Io questa, per questa colomba, variando un pochettino sia le fasi di lavorazione che qualche ingrediente, vedi l'acqua, l'ho presa dal canale di Mauro Pizza, se non mi sbaglio, sì, di Mauro.pizza. Vi metto qua sotto il link del canale, voleste andarlo a trovare, vi fare il minimo per avermi fatto la cortesia di avermi passato così la ricetta base, che io però ho un po' modificato. Com'era? Era buonissima, il risultato è garantito, perché alla scampagnata la colomba è finita tutta quanta, e quindi basta. Se anche tu vuoi festeggiare in ancora modo diverso la Pasqua e ti sei rotto le uova di mangiare uova di cioccolato, di comprare quelle colombe già preconfezionate con le schifezze dentro, e allora prova, e sono questa comode però, ragazzi. Brava. Comode. E allora prova questa nostra colomba integrale, e mi raccomando, facci sapere come ti sei trovato, e se non la vuoi integrale, tienila in gabbia, se non scappa. Se non la vuoi integrale, dove c'è la I col palino trovi la tradizionale e quella al cioccolato. Trovate tutti i dolci di Pasqua dove c'è la I col palino. Buona Pasqua a tutti. Buona Pasqua. Passate una Pasqua serena, felice, gioiosa, spensierata. Veramente. Buona Pasqua alla nostra amica Annalisa.
Un bacio a te, a Filippo, alla tua mamma superstar, a tutta la tua buona famiglia. Buona Pasqua! Auguri Filippo! Auguri Filippo! A Filippo. Grazie per essere stati anche oggi insieme a noi! E mi raccomando, fate attenzione quando passate sotto una colomba, giusto? Quello sempre, porta fortuna, ma anche i meglio. Bene, e quindi buona Pasqua nella vostra testa. Bravissimo. Buona Pasqua a tutti e noi ci vediamo al prossimo video. Sempre qui sulle vostre tavole. Ciao!